Caterina Farelli, presidente provinciale dell'Avis, siamo giunti ai 30 anni di questa associazione. Siamo molto contenti, 30 anni di attività, 30 anni di volontariato che quest'anno festeggeremo insieme a tutta la comunità, insieme al territorio. Abbiamo organizzato questa iniziativa cercando di coinvolgere quelli che sono gli attori istituzionali, anche perché secondo noi i sindaci rappresentano i territori, rappresentano naturalmente i territori, e quindi chiedere a loro un impegno concreto, un gesto anche che possa dare un segnale, che possa dare un esempio. Le parole servono, però i fatti sono dati poi dagli esempi, e quindi questa partecipazione ci rende davvero molto molto contenti, anche perché raggiunge tutto il comprensorio, tutta la provincia di Vibo Valentia. E poi è un messaggio che secondo noi è trasversale, davvero unisce tutti, destra, sinistra, centro, perché quando parliamo di sangue parliamo di un farmaco salvavita, parliamo di una risorsa che non può essere prodotta in laboratorio, può essere solo donata e può essere data solo da chi una mattina non fa le solite cose, ma si reca in uno dei tanti punti raccolta, porge il braccio 10 minuti, 15 minuti e salva 3 vite umane, e io penso che ci sia una soddisfazione enorme. Noi vogliamo che dal cuore si passi alla testa, al ragionamento. Ci deve essere un momento in cui davvero l'empatia, la sensibilità, l'emotività fa compiere questa azione, ma poi deve essere un'azione che rimane, perché noi abbiamo bisogno di donatori fidelizzati e ne abbiamo ancora più bisogno nella nostra Calabria, dove c'è un'emigrazione giovanile, un'emigrazione per studio, per lavoro, e abbiamo davvero tanto bisogno che i donatori vengano a donare.